Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Perché ti sceglie un narcisista? Allora, prima di iniziare, ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, se non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale. Qua sotto oppure qua sopra dovrebbe esserci un pulsante con scritto iscriviti, premilo, è gratis ovviamente, così rimarrai sempre aggiornata sui miei video dove parlerò sempre di relazioni tossiche con narcisisti patologici, come riconoscerli e come gestirli. Chiusa parentesi, perché ti sceglie un narcisista? Allora, partiamo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Detto questo, arriviamo al nocciolo, perché ti sceglie un narcisista per la tua funzionalità. È una cosa strana da dire perché le persone normali che non hanno un disturbo di personalità, appunto, che non hanno il disturbo narcisistico di personalità, scelgono le persone in base alle qualità, in base al fatto che sono delle persone che ammirano, in base alle persone che gli piacerebbe conoscere meglio, insomma, che gli danno delle emozioni, queste persone, delle emozioni naturali e normali. No, il narcisista patologico invece, o la narcisista patologica, quando ti sceglie in base alla funzionalità. Cerca di conoscerti, cerca di capire prima di tutto una cosa, se sei facilmente gestibile. Un narcisista patologico sceglierà una persona che può gestire in maniera diretta o indiretta, cioè o attraverso i soldi, se è un narcisista patologico, diciamo, ricco, che può ovviamente gestire una persona tramite dei favori oppure tramite dei soldi, quindi che vede dall'altra parte la vittima, la futura preda, che è una persona attaccata al denaro, a quel punto lì lo pensa di gestire con i soldi. Oppure pensa di gestirla attraverso dei sensi di colpa, quindi ti farà molte domande. Cercherà di capire se sei una persona che se ne mette per gli altri, cercherà di capire se sei una persona facilmente manipolabile. Ecco, questa è la prima caratteristica che sceglie, quindi la facilità di gestire questa persona. Infatti, quando scelgono una vittima e la portano avanti, appena la vittima, tieni presente che nella relazione con un narcisista patologico, lui deve star sopra e comandare, tu devi star sotto, quindi è una relazione sempre asimmetrica, sbilanciata a favore del narcisista. Quando il narcisista si accorge che tu cerchi di arrivare alla sua pari, sarà il momento dello scarto, perché un narcisista patologico non vuole e non può avere una relazione alla pari, ma semplicemente vuole una relazione dove le persone siano sempre controllabili, siano sempre al di sotto. Infatti, per fare questo genere di attività, mette in atto una serie di manipolazioni mentali, ti mentirà tantissime volte e vedrai quanto tu sarai in grado di accettare le sue bugie senza indagare. Sparirà per dei giorni e vedrà se tu non ti arrabbi, perché se ti arrabbi è già un sintomo del fatto che non sei più controllabile. Oppure ti triangolerà con altre persone, ti parlerà dei suoi ex, ti parlerà di un suo collega o di una sua collega e tu questo devi accettarlo in maniera passiva, stando giù. E se ti arrabbi ti farà sentire in colpa e vedrà come riesce a manipolarti col senso di colpa. Insomma, tu devi stare al tuo posto. Ti scegli anche molte volte perché sei una persona che ha dei benefit da dargli, quindi gli puoi dare dei soldi. Gli puoi dare una casa, sei una persona carina e gentile, quindi può portarti fuori con gli amici, sei una persona che, ripeto, è una persona anche che gli piace viaggiare, una persona ambiziosa, insomma, cerca delle persone da sfruttare. Quindi, prima regola quando ti scegli un narcisista è che sei facilmente manipolabile e seconda che sei una persona che può dargli dei vantaggi, dei benefit. Infatti, un narcisista patologico avrà tante altre opzioni fuori dalla porta. Quando sparisce per dei giorni o delle ore, si crea nuovi flirt, perché non può avere soltanto una relazione, ma deve avere più situazioni da gestire affinché quando la relazione finirà, se dovesse finire, a quel punto lì ha già la scorta da andare, quindi si creerà delle situazioni per cui ci sono delle altre donne che vedono che potrebbero essere giuste per sostituire la vittima normale, la vittima primaria, per intenderci, la fidanzata ufficiale. Quindi cercheranno sempre altre cose fuori dalla porta. Non puoi avere l'esclusiva per un narcisista patologico perché un narcisista patologico deve avere sempre il controllo e avere tante situazioni aperte gli dà il controllo sulla vittima principale. Questa è una cosa che devi metterti nella testa. Quando ti scarta,
è perché sei diventata ingestibile. Infatti, quando ti scarta è perché tu stai chiedendo troppo, stai alzando troppo la testa, stai mettendo dei confini, stai facendo delle richieste e lì arriva lo scarto. Un narcisista ti sceglie, ripeto, per la funzionalità. Cosa significa? Significa che le persone sono oggetti da sfruttare il più possibile. Le narcisisti non hanno empatia emotiva, non sentono dal cuore, non si possono innamorare. Ti vedono, ripeto, per cosa puoi dargli, quindi ti oggettificano. E quando ti lasciano, nella loro testa, pensano che sia giusto così. Loro vedono la vita bianco o nero, non vedono la vita in sfumature di grigio. Quando ti lasciano, sono certi che tu hai già finito il tuo ruolo. Sono certi nella loro testa che tu devi essere scaricata. Scaricata come un fazzolettino di carta dentro al bidone della spazzatura, per poi magari un domani tornare, quando si renderanno conto che la nuova preda, la nuova partner o il nuovo partner non è poi così giusto come eri tu. Quindi ricordati sempre una cosa, ricordatelo bene: un narcisista patologico non potrà mai avere una relazione sana, un narcisista patologico non potrà mai avere una relazione con una persona e basta, dovrà avere più persone attorno da scegliere in caso la persona principale è sbagliato, chiede troppo. Un narcisista patologico non si può innamorare perché non ha empatia emotiva. Un narcisista patologico è una persona vuota, depressa, rabbiosa, invidiosa, gelosa. Non è una bella persona. Le vittime di narcisisti patologici sono persone alla fine della relazione distrutte perché sono state succhiate le energie da loro in tutti i termini e sono state abbandonate in malo modo, magari dicendoti: no, ma la nostra relazione è stata molto bella, però devo andare avanti. Grazie di tutto, ciao. Questo è quello che ti dice un narcisista patologico o una narcisista patologica. In maniera sadica, perché quello che hanno dentro è sadismo, godono nel vederti star male. Poi ti farò anche un video a breve dove ti parlerò del perché tu non devi insistere quando un narcisista patologico ti lascia. È fondamentale. Quindi ricordati, ti sceglie per questi criteri. Non ti far abbindolare, cerca di riconoscere subito un narcisista patologico quando nella fase del love bombing ti parla di essere la tua anima gemella, ti parla del fatto che solo tu lo puoi capire, ti parla magari di amore subito, ti parla che tu sei la persona giusta invece gli altri erano tutti sbagliati, ti parla troppo delle tue qualità. Il sesso con un narcisista patologico è quasi da film, esasperato, quindi stai molto attenta o attento a questi campanelli d'allarme appena li incontri. Se incontri una persona così, tela, si dice dalle mie parti, taglia l'angolo, perché non porta bene, credimi. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.